Ciao ragazzi, eccoci ritrovati con la seconda parte di cui vi anticipavo prima, quindi sempre di storia, sempre dal vostro libro Storia importante perché il volume 3 e andiamo questa volta al capitolo 11. Il capitolo 11 è una sorta di introduzione a quella parte grandissima che faremo prossimamente dedicata alla Seconda Guerra Mondiale. Dunque, alle pagine precedenti vedete proprio delle fotografie in bianco e nero dedicate alla Seconda Guerra Mondiale ed è praticamente una specie di premessa a tutto il grande argomento che poi tratteremo insieme. Dunque, al capitolo 11, quindi a pagina 212-213, trovate i primi passi per arrivare alla guerra. Perché i primi passi? Perché sono appunto una specie di piccole cause del perché si è arrivati alla Seconda Guerra Mondiale. Guardate la cartina di pagina 212, in particolare la prima, dove vedete la Germania, quindi siamo in Europa, la Germania che è colorata di giallo, vedete che possiede anche la regione della Prussia orientale, e si vedono le frecce blu. Le frecce blu indicano l'espansione, o meglio i tentativi di espansione che Hitler e i suoi collaboratori avevano progettato per appunto ingrandirsi, per fare sì che la Germania si ingrandisse. Ricordo però che al termine della Prima Guerra Mondiale la Germania aveva ricevuto l'Aufhalt, cioè il divieto di qualsiasi tipo di forma di espansione, proprio come punizione per quello che era accaduto durante la Prima Guerra Mondiale. Nella cartina in fianco viene proposta la stessa identica idea, questa volta però per il Giappone, quindi per uno stato asiatico, ci dobbiamo spostare sul planisfero. Il Giappone, che è formato da queste isole, cerca di espandersi all'interno del continente asiatico, in particolar modo nella Cina e nella regione della Manciuria. Ecco, queste due cartine sono abbastanza simili perché entrambe vogliono farvi vedere queste mire espansionistiche di questi nuovi stati che saranno i protagonisti, chi prima, chi dopo, della Seconda Guerra Mondiale. Dunque, alla pagina 213, il titolo del vostro paragrafo che ci apprestiamo a leggere si chiama Aggressività della Germania nazista. L'aggressività è legato appunto a questo concetto di andare, di spostarsi, di ingrandirsi verso altri stati, ovviamente portando anche la politica che c'era in Germania, quindi la politica nazista, togliendo anche delle libertà agli altri popoli, in particolare all'Austria, alla Cecoslovacchia e alla regione della Renania. Dunque, se guardate ancora l'immagine in bianco e nero, che è una fotografia, vedete la Junkersberg, che era una delle principali industrie di aerei, quindi di motori. Per cui anche questo è il simbolo del fatto che la Germania non stava più rispettando quanto detto dal Trattato di Versailles al termine della Prima Guerra Mondiale. Oltre all'espansione, anche la produzione e lo sviluppo di armamenti, di aerei, di motori, quindi di tutto quello che poteva far parte o poteva entrare nell'ottica di poter scatenare una guerra. Allora andiamo insieme a vedere il paragrafo e partiamo dall'inizio, dove vi dice un po' in maniera più scorrevole quello che vi ho raccontato. Hitler aveva dichiarato la sua forte ostilità verso l'umiliante Trattato di Versailles, che è appunto quello fatto al termine della Prima Guerra Mondiale, che aveva duramente punito la Germania. Salito al potere, mise in atto una politica aggressiva che intendeva unificare i popoli tedeschi in un unico Stato e riportare la Germania ad una grande potenza. Il primo grave episodio di tensione fu causato dalla Germania nel 1934 ed è quello che è stato chiamato il fallito tentativo di annessione dell'Austria. E qua vi rimando alla cartina della pagina precedente. Se ci spostiamo alla pagina successiva, 214, la nostra attenzione viene subito presa da una fotografia in bianco e nero in alto, dove noi riusciamo a vedere il dittatore italiano Benito Mussolini insieme con Adolf Hitler. Questo perché vi andiamo subito a vedere che nel 1936, ma forse l'avevamo già detto, forse addirittura quando eravamo in classe, una delle ultime lezioni che abbiamo fatto insieme, nel 1936 c'è stato un trattato, quello che viene chiamato Asse Roma-Berlino, che altro non è che un'alleanza, un trattato di amicizia, quindi tra la capitale italiana e la capitale tedesca, per cui tra i due regimi dittatoriali.
Ecco, il paragrafo 4 lo togliamo e ci spostiamo direttamente a pagina 216, dove, oltre a spostarci nella pagina, ci spostiamo anche a livello geografico, andiamo in Spagna, quindi sempre nel continente europeo, ma questa volta in Spagna, dove in contemporanea allo sviluppo della voglia di espansione della Germania abbiamo quella che noi conosciamo come la guerra civile spagnola, operata dal generale Francisco Franco, che è rimasto al potere fino al 1975, quindi un bel po' di anni rispetto agli altri dittatori. È una guerra civile che ha visto appunto contrapposte le forze proprio della popolazione stessa. Perché a noi ci interessa? Essenzialmente per due motivi. Il primo, perché sia la Germania sia l'Italia aiuteranno la Spagna durante questa guerra, mentre tutti gli altri stati non faranno assolutamente niente. I regimi dittatoriali porteranno dei soldati, porteranno dei mezzi durante la guerra civile e appoggeranno Francisco Franco. E l'altro motivo per cui la citiamo è perché probabilmente in arte avrete fatto o farete quello che è passato alla storia come il quadro di Guernica di Pablo Picasso. Ecco, non ricordo adesso voi dove siete arrivati in arte, però quando vi capiterà di vederlo, è questo quadro particolarissimo, grandissimo, tutto in bianco e nero, tipica pittura cubista di Pablo Picasso, e indica proprio la disperazione della popolazione spagnola. Guernica, che cos'è? Guernica è una città, è stata una grande città che ha vissuto un bombardamento aereo, quindi sulla sua stessa popolazione, il 12 aprile 1937, e Pablo Picasso, che è appunto spagnolo, ha voluto realizzare questo quadro proprio per simboleggiare l'atrocità di questa guerra. Ecco, quando lo farete in arte sicuramente noterete la disperazione della madre che tiene in braccio un figlio, il disegno di un toro, quindi il simbolo della Spagna, ha altre immagini molto particolari, ma sicuramente delle spade rotte. In ogni caso vedete la disperazione in questi corpi particolarissimi, particolarissimi perché questo è il tipico modo di dipingere di Pablo Picasso, non è un dipinto come magari siamo abituati noi a vedere, l'arte cubista è completamente diversa rispetto a quello che vediamo. Ecco, quindi la guerra civile spagnola, che troviamo a pagina 216, vi chiedo di ricordarvela per questo motivo qua. E se volete andare a vedere sul libro, vi faccio sottolineare le prime righe dove dice: mentre Hitler e Mussolini stringevano il loro rapporto, un altro evento scosse l'equilibrio europeo. La Spagna aveva conosciuto una dittatura caduta in seguito alle gravi difficoltà economiche del paese. Saltate 4-5 righe, in questo clima di disordine una parte dell'esercito al comando del generale Francisco Franco insorse contro il governo. E nel 36 una guerra civile segnata da episodi di atrocità prese avvio. Rispetto alla guerra di Spagna, le potenze europee, quindi Regno Unito e Francia, dichiararono la loro neutralità. Italia e Germania invece inviarono truppe e mezzi a sostegno del dittatore. E alla pagina successiva Hitler annette l'Austria, siamo nel 1938, per cui ci avviciniamo, ecco perché i primi passi verso la seconda guerra mondiale, la Germania proclamò l'annessione, quindi fece entrare nel proprio stato l'Austria, che era uno stato a sé, uno stato indipendente. Al paragrafo 4 della pagina successiva il libro vi intitola Il fallimento dell'Europa verso la seconda guerra mondiale, ci siamo praticamente. Quindi dopo l'annessione all'Austria, arrivata anche in maniera relativamente pacifica, pochi mesi dopo la Germania invase anche la Cecoslovacchia. Ecco, ricordatevi la cartina che abbiamo visto all'inizio della lezione. Hitler lanciò in particolare le sue attenzioni sulla città polacca di Danzica, e vi prego di guardare la cartina, è segnata in rosso, e proprio perché Danzica viene chiamato anche il corridoio, vedete che è sul mare, per cui c'era uno sbocco in più sul mare. Ecco, qua intorno abbiamo l'Unione Sovietica, quella che abbiamo studiato nella lezione precedente di Stalin, retta dal dittatore Stalin, per cui qua abbiamo la Germania con il regime fascista, qui abbiamo l'Italia con il regime, nella Germania il regime nazista e in Italia il regime fascista, in Spagna, che nella cartina si vede solo una parte, il regime di Francisco Franco, l'annessione per cui all'Austria, che adesso qui colorata di giallo, l'arrivo anche della parte della Cecoslovacchia, quindi siamo sempre nella zona
colonizzata, possiamo dire, tedesca, e il corridoio di Danzica, che è rosso, con lo sbocco sul mare. L'altra cosa che ci può ancora interessare di questo paragrafo sono proprio le ultime righe, dove c'è scritto che il ministro italiano, insieme con quello tedesco, nel 1939 firmarono il patto d'acciaio. Patto d'acciaio che fu anche questo un'alleanza militare sempre tra Italia e Germania, quindi per accentuare, diciamo che acciaio vi fa capire anche la forza, già l'asse Roma-Berlino che era stato fatto nel 1936. Ultimo passaggio è il paragrafo successivo, siamo circa alla quinta riga, sempre nel 1939, quindi qualche mese dopo il patto d'acciaio, abbiamo il patto tra Molotov e il ministro degli esteri tedesco. Molotov era il ministro russo, quindi abbiamo l'unione in questo modo qui, tra i due ministri che firmarono un patto di non aggressione. Cosa voleva dire non aggressione? Significava che nessuna delle due potenze avrebbe dovuto invadere, no, l'altro stato, per cui aggredire, la parola vuol dire non aggressione. E per cui lo scopo di Stalin, che vedete anche nell'immagine e la fotografia sotto, quello con i baffi ed è l'unico vestito di bianco, non voleva allearsi con Hitler, ma voleva guadagnare tempo per prepararsi alla guerra contro i tedeschi, alla quale proprio in quel momento lui non era pronto, sempre per quella parte che abbiamo visto nella lezione precedente della industrializzazione forzata, quindi dello sviluppo delle industrie e di tutto quello che c'era da sistemare appunto in Russia. Per cui nell'ultimo passaggio, ricordatevi, direi questi tre passaggi, l'annessione dell'Austria e della Cecoslovacchia, il patto d'acciaio con l'Italia e questo patto di non aggressione con la Russia, che era il contrario rispetto all'altra. Questo però in realtà servì ben a poco, perché nel settembre 1939, al mattino presto, senza la dichiarazione di guerra, la Germania attaccò la Polonia. Quindi guardate sempre la cartina, l'Europa era di nuovo in guerra, perché chiaramente tutto adesso avrà un risvolto a seguito dei passaggi, così come quello che abbiamo visto nella Prima Guerra Mondiale. Ecco, ultimissima cosa, alla pagina 220 c'è appunto il dipinto di Pablo Picasso che vi ho fatto vedere prima, una fotografia della città di Guernica alla fine di questo combattimento, potete guardarvelo da soli. Ok, noi adesso ci vediamo per la prossima lezione, quando parleremo proprio della Seconda Guerra Mondiale, e vedremo proprio l'inizio e lo sviluppo e poi la conclusione in un'altra lezione. Ecco, ancora un caro saluto, a presto!